Amanti della bicicletta, buongiorno. Oggi quarto giorno di viaggio. Questa notte ho dormito qui nel campo sportivo di Bercetto, dove il presidente della squadra calcio Paolo mi ha ospitato in tutto e per tutto, mi ha fatto fare la doccia, mi ha offerto una birra, mi ha offerto da mangiare, mi ha dato la possibilità di mettere la tenda in un posto sicuro e tranquillo dentro ai cancelli dello stadio. Che dire, grazie di cuore. Oggi nuova tappa di 75 km circa e 1100 metri di dislivello. Quindi io adesso vado a farmi fare il timbro nel punto informazioni della Via Francigena e inizio a pedalare. Ciao ragazzi, a dopo. Molto bene, colazione fatta. Ho salutato Bercetto e i loro abitanti. Adesso sto andando a finire. Ero convinto di averlo fatto tutto, in realtà dopo me l'hanno spiegato meglio i signori di ieri sera. Devo raggiungere il passo della Cisa, quindi adesso siamo a quota 850 metri, devo arrivare a 1040 metri, superare il passo della Cisa e poi si scende e io sto attendendo con molto piacere la discesa. Quindi, macchine a parte, vado avanti, pedalo e ci aggiorniamo. Ciao. E loro sono arrivati da dove? Svizzera. Svizzera. Vostri nomi? Martina. Adriano. Adriano. Carrettino, lei super carica. Che dire, tanta roba. Ciao ragazzi. Cos'è successo? Mi sono fermato in questo posto molto carino, come potete vedere, e mi sono fatto da mangiare e ho detto apro la tenda perché era tutta bagnata. E praticamente è arrivato un colpo di vento, la tenda ha preso il volo letteralmente ed è andata ad incastrarsi su quel palo là, creando questo taglio. Questo taglio qui. Fatalità è anche il fondo della tela. Non sono cose piacevoli che capitano, però testone io che non l'ho picchettata un minimo. Vabbè, adesso l'ho ripalata
con quello che avevo. Magari dopo in paese mi fermo a comprare dello scotch isolante, qualcosa, e tacconerò così intanto. Però non ci voleva, ecco. Quindi state più attenti di me, ecco. Ciao. Proprio qui in fondo c'è il mare. Che spettacolo! Dai che manca poco, dai che manca poco! Anche per oggi abbiamo fatto il nostro tappone, un'ottantina di chilometri con 1100 metri di dislivello. Sono a Sarzana, questa sera si dorme in una stanza belli comodi, così ne approfitto per lavarmi per bene, lavare tutte le cose, e noi ci vediamo domani. Ciao!